Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ha condotto importanti operazioni militari come il generale Tricarico, per avere un quadro più generale della situazione, perché da una parte Locatelli ci diceva che l'Ucraina sul versante orientale sta portando avanti una controffensiva, dall'altro molti analisti continuano a confermare la lentezza nell'avanzata dell'esercito russo, ma questa notte è successo un episodio che non può non essere menzionato. Un caccia ucraino ha colpito un villaggio in territorio russo, possiamo vedere le immagini, nella regione di Bryansk. Stiamo parlando del non distante dal confine settentrionale dell'Ucraina. Non ci dovrebbero essere vittime, è stato colpito un deposito di carburante. Questo che cosa può rappresentare, generale, rispetto anche ad un allargamento del conflitto fuori dai confini dell'Ucraina? Guardi, può rappresentare quello che lei ha detto, un allargamento del conflitto, però diciamo sono sostanzialmente, come quello del missile su Kiev, delle azioni dimostrative, diciamo, che hanno sicuramente uno scopo emblematico, una bandierina da piantare, ma non più di questo, o non molto più di questo, perché evidentemente i due eserciti, per un motivo o per l'altro, sono abbastanza sfibrati e quindi non possono permettersi, diciamo così, il virgolette lusso di una attività, diciamo, su larga scala che possa comportare dei diversi equilibri. Di fatto mi pare che, giudicando solo dalle forze in campo, si stia viaggiando verso uno stallo militare. La Russia, per stanchezza, evidentemente hanno consumato molte forze, munizioni e anche morale, e invece dall'altra parte l'Ucraina sta incrementando, se vogliamo, la sua capacità grazie a tutti questi aiuti massicci in termini finanziari ed in termini militari. Generale, ho una domanda per lei. Intanto voglio approfittare, perché si è collegato con noi, lo avete visto passare nei nostri schermi, Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Buongiorno Vietti, tra poco la coinvolgerò anche Buongiorno. Lei nel nostro dibattito, ma ho bisogno di un'altra considerazione con il generale. Lei parla di situazione di stallo, di eserciti che sono sfibrati. Però mi pare che la prospettiva di un cessato il fuoco, di una tregua, sia molto lontana. Entrambe le propagande alzano i toni e propongono invece la vittoria sull'altro come orizzonte e obiettivo da raggiungere. Ma guardi, la pace è lontana perché nessuno l'ha chiesta. Questo è il punto centrale. Perché noi stiamo sempre guardando al dito, ma la luna non guarda mai... Adesso scusatemi, diciamo, la rozzezza di questa formulazione, però di fatto chi oggi potrebbe avere delle speranze per diciamo, promuovere un negoziato non si sta adoperando in questo senso, ma butta secchiate di benzina sul fuoco, su un incendio che già di per sé stesso pare inestinguibile. Questo è il motivo, veda anche nel quadro politico italiano. Nel generale, parlando fuori dai denti, a chi si sta riferendo? Ma mi sto riferendo intanto al pacchetto di missili guidato dagli Stati Uniti, no? Ecco. E all'interno anche, diciamo, c'è una maniera scomposta, ci sono dei mal di pancia, però fino adesso mi pare che siano limitati all'ambito politico, con, diciamo, attori anche abbastanza improbabili. Quello istituzionale mi pare che si stia muovendo molto poco. Insomma, anche il presidente Draghi, la sua credibilità la dovrebbe un po' rispolverare, lucidare e metterla in campo. Okay. E mi pare che fino adesso sia stato fatto in maniera piuttosto limitata, magari anche a causa del Covid, non lo so io questo. Certo. Però è importante diciamo, allora, generale, indicare una direzione. Ha buttato sul campo tutta una serie di considerazioni che adesso raccogliamo. Direttore Tarquini.